molto complessa. Chiaro, resta con noi, direttore. Sì, allora Certo. io tornerei da Lorenzo Santorelli. Lorenzo, che novità ci sono sul vertice? Tra l'altro ti vedo in compagnia di un ospite. Sì, ci ha appena raggiunti la commissaria prefettizia di Casamicciola, la dottoressa Calcaterra, che stava partecipando alla riunione qui al COC, per cui intanto cominciamo con l'ultimo bilancio dei dispersi e delle vittime. Allora, di vittime accertate al momento ce n'è solo una. Il numero dei dispersi è 11 e sono tutti concentrati in una strada, qui nel comune di Casamicciola, quindi è il punto in cui da stamattina i lavori sono, iniziati con maggiore intensità. E anche la squadra dei sommozzatori è già all'opera dalle prime luci dell'alba, perché ieri, ovviamente con il buio non si è riuscito a portare avanti questi interventi. E anche il soccorso alpino è intervenuto ieri e oggi continua a lavorare. Si concentrano le ricerche degli edifici sommersi dal fango in via Cretaio, dove risultano risiedere gli 11 dispersi che al momento sono stati registrati, ma il numero non possiamo escludere ovviamente che sia comunque in divenire nel corso delle ore. È possibile che alcune di queste persone siano state trascinate fin qui al mare? Noi abbiamo visto che sono arrivate persino auto e camion. Allora, dalla prima sommaria ricerca che ieri con le condizioni avverse è stato possibile fare, non ci risulta, però ripeto, oggi gli approfondimenti sono molto più facilitati dalla luce del sole, dall'assenza di pioggia, quindi potrebbe essere un'eventualità, certo, che noi ci auguriamo sia invece scongiurata. Senta, lei è commissaria di Casamicciola da meno di un anno, quindi diciamo sta ricoprendo le funzioni di sindaco e molti qui hanno parlato di tragedia annunciata, è così? È un'isola che presenta sotto il profilo idrogeologico criticità annose, questo è sotto gli occhi di tutti. È evidente, e con la Regione Campania si stava lavorando proprio per un piano della ricostruzione post-terremoto, ma che tiene conto anche del rischio idrogeologico che sull'isola è molto forte. Che cosa andrebbe fatto per prevenire che si ripetano questi eventi? Ci rendiamo conto che un sindaco che dicesse di non costruire più case o di abbattere quelle che già ci sono, forse non verrebbe eletto. Lei è un commissario prefettizio, che poteri ha? Ma ho il potere senz'altro di attuare il piano regionale per la ricostruzione. Questo piano terrà conto certamente delle delocalizzazioni di cui lei parla e che sono evidentemente indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini. Le abitazioni che dovessero essere ricostruite lo saranno con sistemi e criteri di sicurezza che al momento purtroppo non sono diffusi su tutta l'isola. La commissaria vi Ecco, sente sì, se Lorenzo, avete delle grazie. domande per lei? Buongiorno, buongiorno e benvenuta. Ecco, dottoressa, il suo ufficio è quello che ha emesso l'allerta meteo arancione ieri. Come avete lavorato? Che informazioni avevate? Forse era il caso di innalzare l'allerta a rossa. Chiaro che col senno di poi non si può parlare, però è andata così. Allora, guardi, sull'allerta arancione che è stata diramata, fortunatamente erano già state prese molte iniziative, come la chiusura delle scuole, l'invito alla cittadinanza a rimanere nelle proprie case e ovviamente erano già allertati come sempre i nostri funzionari di protezione civile. Infatti le ditte locali sono state le prime ad intervenire ieri mattina, chiamate proprio dalla nostra protezione civile, per le prime operazioni di rimozione del fango. E purtroppo sono eventi meteorologici, insomma, prevedibili, ma non nella portata esatta, quindi nessuno di noi si poteva attendere ieri un evento del genere. Ecco, si sta Alessio, hai parlando. altre domande? Sì, grazie. Parlavamo proprio del discorso prima dei fondi che vanno spesi dopo il terremoto. Si sta parlando di delocalizzazioni delle abitazioni. Ecco, come ci si può muovere in questo senso? E avete già un'idea di quello che andrà fatto?
Un'idea c'è, nel senso che la Regione una bozza di piano l'ha resa pubblica, però non c'è un piano definitivo sul quale cominciare a lavorare. Stiamo lavorando sull'ipotesi della delocalizzazione, senz'altro, ma contemporaneamente sulla ricostruzione sicura degli immobili che eventualmente andrebbero delocalizzati. Quindi è un intervento importante quello di mettere in sicurezza le abitazioni dei comuni. Ma di quante abitazioni e di quante famiglie parliamo, commissario? Allora, non è ancora definitivo il piano, quindi questo è un dato che non abbiamo ancora certo. Si discute sulla delocalizzazione perché gli studi scientifici alla base del piano della ricostruzione suggeriscono, per non dire impongono, questa misura, però ripeto, il piano non è ufficializzato dalla Regione, quindi non abbiamo ancora contezza esatta dei numeri. Nel caso avreste già individuato le zone possibili in cui si potrebbe ricostruire qui a Ischia? Questo è un po' difficile perché comunque l'isola ovviamente, diciamo, è satura. Però si farà di tutto per cercare di ricostruire in sicurezza nelle zone che proprio lo studio scientifico che è alla base del piano della Regione ci dirà quale indicazione da fornire ai cittadini per la ricostruzione. Se non avete altre domande da studio, noi liberiamo la commissaria e la ringraziamo per la sua disponibilità. Sì, grazie Lorenzo, grazie alla commissaria prefettizia Calcaterra.